Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Alfa e Ale, sono Nick Ritz e oggi parleremo della Nintendo Switch. Deve ancora uscire, però è già stata bombardata da miliardi di PCisti, Xboxari e PC Master Race, non penso che gli interessi, ma PC Master Race. La Nintendo Switch sarà la nuova Nintendo Wii U. E il 3DS anche perché è portatile, si potrà smontare e portare in giro come un manipad, solo che al posto di guardarti le applicazioni ti guardi Zelda. La batteria è relativamente scarsina comparandola con un 3DS, attenzione. La batteria dura infatti 3 ore, ma io non vado in giro a giocare 3 ore per testare la batteria per poi dire che fa schifo. Parlando appunto del joystick, questo qui è una specie appunto di iPad senza vetro con due robi attaccati ai lati. Quei due robi sono rimovibili e si chiamano Joy-Con. In effetti Joy-Con sembra una marca di telefoni coreana. Questi due, come ho già detto, sono rimovibili e possono essere usati come telecomandi della Wii. Dalla Nintendo non potevamo certo aspettarci una console potentissima. Per aiutarvi col paragone, PlayStation e Xbox sono Goku e Vegeta, mentre la Switch è Krillin. Il confronto è questo. Avrà anche un online, solo che questo online sarà a pagamento. Non c'è da scandalizzarsi tanto perché PlayStation e Xbox lo fanno da sempre e nessuno gli ha mai detto non dovete far pagare l'online. Forse l'unica cosa che lo contraddistingue, almeno le due cose che lo contraddistinguono, è uno che puoi scaricarti un gioco NES o SNES al mese gratis. Mentre con l'online avrai un gioco gratuito al mese, non del NES, un gioco gratuito a caso. Ha un piccolo problema. Dopo quel mese il gioco viene cancellato e devi pagare per riscaricarlo. E avete capito come funziona? Sarà una console di puro gaming, quindi non pensate di navigare Breaking Bad con Netflix perché non ce l'ha. La abbastanza logica perché guardare Netflix con la PlayStation o con l'Xbox è una cosa che già non dovrebbe essere fatta, dato che sarebbero più console da gioco che console da guardare video su Netflix. Una cosa che non capisco, come fa questa console a essere già bombardata? Da Nintendo non ci si poteva aspettare un chissà che di hardware potentissimo che facesse girare qualsiasi gioco in 4K a 3000 fps? Cioè la Nintendo è sempre stata indietro con la potenza. Tutti a dire che fa schifo e deve ancora uscire, nessuno l'ha ancora provata tra i produttori. E se loro non dicono che fa schifo, beh, anche perché se dicessero che fa schifo non vedrebbero più nulla. Cioè una console si compra più che altro per le sue esclusive, non tanto perché ma questa è a 4K, anche se i giochi che fanno schifo, tipo Prato Fiorito a 60 fps, a me non interessa. Mi interessa la qualità del gioco. Per esempio, io compro un Xbox per un Halo o una PS4 per Bloodborne. Ok, un Uncharted, va bene, un Crash Bandicoot. Compro un PC per Half-Life? No, aspetta, un Team Fortress. La console invece dovrebbe essere apprezzata per i titoli che già offre. Per esempio, il nuovo Zelda, che sarà una mappa grandissima. Quella di Skyrim, in confronto, è un parcheggio. Quella di Zelda è una città. Avete capito più o meno la grandezza? Non è detto che più grande è la mappa, più bello il gioco, sennò. Non è Sarebbe un gioco perfetto, quel gioco, quell'innominabile gioco, che dovrebbe essere la rivoluzione dell'universo. Ma dopo tutto, quando mai un Zelda ci ha mai delusi? Io non ho ancora trovato un Zelda che mi abbia deluso. E se anche questo Zelda vi avesse deluso, avrete Mario Kart 8 Deluxe, che è cambiato i parafanghi. Cambiato i baffi di Mario sono più lucenti? Cosa cambia da un Mario Kart all'altro? Un po' come in FIFA, che cosa cambia l'erba? La squadra dei giocatori? Io già, da mia opinione, ma non è tanto attendibile dato che non l'ho mai provata, potrebbe anche essere una, l'ho già detto, una nuova Nintendo Wii o una nuova Nintendo 4DS. L'unica cosa che potrebbe frenarla è il prezzo un po' esagerato, dalla 330 euro quando ti puoi prendere una PlayStation 4 Pro. Una PlayStation 4 Pro che ti gira tutti i migliori giochi che ci sono in circolazione a un botto. La Nintendo Switch non offre contenuti da 330 euro. Il multiplayer potrà pure essere valido quanto le altre, ma la potenza, essendo già molto meno sviluppata rispetto alle altre console, non varrebbe tutti quei soldi. E peraltro, senza contare che non ci sono giochi inclusi, perde parecchi punti. Mentre un suo grandissimo punto di forza è il parental control, una cosa che le altre console hanno
molto sottovalutato. Sarà l'unica console che abbia un parental control molto stretto, cosa che Nintendo fa quasi su tutte le sue console, vedi DS, 3DS, Wii, Wii U. C'è un parental control che nemmeno Mr. Robot potrebbe creare una roba simile. E questa è la mia opinione, una console che potrebbe svelarsi contemporaneamente un flop, ma allo stesso tempo qualcosa che bisognerebbe essere provata. Ditemi la vostra opinione, almeno quando uscirà o se ne avete già sentito parlare, nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Da Nickerith di Alvaralef è tutto.